Giovani amici, ben ritrovati in un nuovo video tratto dalle live di Interno 13. Oggi parliamo delle aziende governative spaziali di tutto il mondo. Spero vi possa interessare e piacere il video. E niente, buona visione come al solito. Trovate tutti i link sotto in descrizione a tutti i miei socialini. Ciao! Nello spazio. Piace, va bene. Mi sembra abbastanza azzeccato. Ti sembra È tipo adatto. Machete Kills in the Outer Space. In outer space. Qui abbiamo It's Logo Time in Outer Space. Non uccido nessuno per il momento. Per il momento, non si sa mai che La Danny Space Trecco. Odyssey. Esatto, una Space Odyssey. Boh, chi lo sa, chi lo sa. Ma perché diciamo ciò? Perché stasera tratteremo luoghi spaziali. Speziali. E ti lascio cominciare, Sì, credo si allora. possa, no? Allora, Tranquillamente innanzitutto iniziare. cominciamo col dire che chiaramente questi loghi sono portati perché alle ore 10 più o meno inizierà poi una nuova rubrica dove appunto si parlerà di scienza, di viaggi nello spazio, eccetera, eccetera. Quindi questa, diciamo, pre-live è portata apposta per far sì che comunque si conoscano quantomeno i principali fruitori, conoscitori dello spazio mondiale, no, sì, spazio mondiale nel senso Sì, mondiale, vabbè. capito, no? Siamo Sì. capiti? Hai un po' il microfono che sfruscia o che struscia, come Se si tengo dice? così? Così? Meglio. Sì, Meglio? probabilmente Meglio? perché ti struscia un po' addosso. Ok, Vabbè, vai vabbè, tranquillo. tutti mi Vai si strusciano addosso. Non ci posso tranquillo. fare niente, Tutti i microfoni ti sono strusciano. proprio bello. Allora, partiamo ovviamente Vai. dal logo della NASA, Oh, ovvero la NASA. National NSA, ovvero la National Aeronautics and Space Administration. Esatto. Qui, perché ce ne sono due? Allora, innanzitutto la NASA è stata sicuramente uno dei primi enti a livello spaziale del mondo, poi assieme a quello russo ovviamente, ma quello più o meno credo che lo sappiano tutti, la guerra che c'è stata alla conquista della Luna. Quindi non sto qua a ripetere cose che già sappiamo. Ovviamente è l'ente nazionale per le attività spaziali e aeronautiche che nasce da una costola di un altro ente che appunto all'inizio faceva parte, era Sì, prettamente focus on. focalizzato Sì. Ok. sui viaggi aerei. Okay, poi vi dico anche che se volete poi approfondire di più sul mio canale di It's Logo Time ho fatto un video dove parlo dei vari loghi della NASA dalla nascita fino poi a quelli attuali. Quindi Hai dedicato una puntata di Logo Time ai luoghi della NASA. se a qualcuno interessa di più approfondire poi la questione loghi NASA, trova il mio video Punto sul canale. esclamativo logo qua in chat Esatto, per dovrete il cercarlo un po' in sotto perché l'ho fatto forse 2 mesi fa, però è lì. comunque lo trovate. Allora, NASA, nata nel 1958, qui vediamo le due versioni che vengono utilizzate al giorno d'oggi della NASA, quello di sinistra è quello che chiaramente forse tutti riconosciamo di più. Ma in realtà anche quello di destra sono i due appunto che vengono usati dall'azienda americana, azienda, ente americano. Vediamo che allora il primo, quello di sinistra, quindi forma blu circolare, chiaramente che va a ricordare un po' il pianeta Terra o comunque un pianeta da esplorare. Esplorare, sì.
Poi abbiamo questa... scusami se ti interrompo, Follo, sì. Tesoro, prova a staccare i due fili delle cuffie. Okay. Cioè, strecciali. Così? Mi senti? Sì, però il microfono ce l'hai in mano. Così? Sto così, mi senti bene? Tieni molto ferma quella mano, grazie. Va bene. Vai. Allora. Quindi abbiamo il cerchio blu, che va a ricordare appunto la Terra o comunque un altro pianeta da esplorare. Abbiamo la scritta NASA, che come vediamo è in un carattere... Sì, poi in un carattere abbastanza semplice, però decisamente riconoscibile, quindi bene, tanta roba. Un'orbita, o comunque una come se fosse una navicella spaziale che gira attorno alla scritta. A questa scritta, e in più abbiamo questa forma a V rossa, che va invece a ricordare il movimento che fa appunto il fuoco quando esce dai motori degli space shuttle. Ah, quindi, sì. Questo non l'avevo... Sì, è per quello che è stato utilizzato questa forma. Effettivamente è un po' difficile da capire, cioè non è proprio così d'impatto, no? Ti dico, ma non pensi sia un po' di troppo questo elemento qui rosso? Sì, però in realtà va a creare perfettamente un tutt'uno con gli elementi che ci sono, e in più con i colori della bandiera americana. Ok, quello sì. Quindi sì, poteva essere magari fatto un po' più piccolo, potrebbero fare anche un riammodernamento all'interno della NASA, perché ho visto tanti lavori di tanti artisti su internet che hanno fatto dei concept logo che devo dire veramente belli, cioè sarebbero molto belli utilizzati. Mi sa che hai fatto già il video sulla NASA, questo è figlio di molti precedenti? No, in realtà non è figlio di molti precedenti, anzi in realtà è il secondo logo ufficiale della NASA, se non ricordo male. Okay. Nell'arco temporale dovrebbe essere il secondo o terzo logo della NASA. Ok. E quello a destra invece è molto più gioco. Esatto. Infatti, se ricordo bene, dovrebbe essere introdotto intorno agli anni 70-80, però la mia memoria, io già non mi ricordo cosa ho mangiato a cena, quindi figurati. Però appunto si distacca sicuramente tanto da quello precedente, perché non ha più tutti gli elementi, quindi l'orbita e le stelle e il pianeta e la forma V che va a ricordare questo, bla bla bla. Diventa una semplice scritta chiamata dagli americani e dai protagonisti dei viaggi spaziali. Questa scritta è chiamata The Worm perché effettivamente è un po' vermeggiante, no? È tutta un po' ondulatoria questa scritta della NASA. La cosa curiosa che ovviamente vediamo è che la N, quindi le due lettere, la lettera iniziale e la lettera finale sono staccate, ma le due lettere in mezzo sono collegate. Sì. Questa è una scelta un po' strana, che però comunque porta un bel effetto al tutto, e in più vediamo che le due lettere A hanno una forma che va a ricordare appunto il muso poi dello space del razzo. Esatto. Quindi questi erano. Un attimo dalla chat, Fabio dice è un compasso, mentre Dario dice ma se si vede benissimo che è la I di Illuminati. Attenzione, iniziamo a parlare di cose strane. E Tia dice che se unisci le stelle esce il simbolo del diavolo. Quello potrebbe essere, attenzione. Potrebbe essere un messaggio subliminale. Vabbè. Ma non siamo qua a occuparci di messaggi subliminali. No. Tanto stelline messe a caso, immagino. Credo che sia in realtà una costellazione particolare, ma non ricordo quale. La mia memoria, come sempre,
mi gioca brutti scherzi. Ok, quella appunto... sopra sembra la cintura di Orione, le tre stelline in centrali, sembrerebbe Orione, però adesso non vorrei dire che la non sono un esperto di stelle. Nemmeno io, lasciamo perdere. Esatto, lasciamo perdere. Se volete c'è il video. Esatto. Andate a vedervi il video, va. Ne guardiamo un prossimo? Vai, regia, vada. Andiamo col prossimo. Beh, sempre lo stesso. Allora, i grandi nemici. Oh, mamma mia. I grandi nemici. La Roscosmos. Sì, questa è la Roscosmos, no? Allora, che partiamo dal presupposto che la Roscosmos, ovviamente, è la evoluzione dell'agenzia spaziale russa. Dopo la caduta dell'URSS, si è appunto riformata sotto il nome di Roscosmos, è chiaro, no? Sì. Appunto, l'agenzia, tra l'altro in russo, non riesco a leggerla perché è tutto in cirillico, e quindi evito. No, direi che... Poi dicono, è un compasso più grosso questo. Sì, ok, però nel senso è semplice. Praticamente. Sì, allora è molto simile al logo di Star Trek, è vero? Però è un comune denominatore di tutte le grandi agenzie o enti che trattano di spazio. Quindi c'è sempre questa variante del triangolo che va a ricordare una bussola, quindi dove si va ad indicare, oppure può ricordare una navetta spaziale. Comunque questo elemento qua chiaramente è quasi dovuto, tra virgolette, lo rivedremo spesso. E c'è un'orbita, un anello. Esatto, e poi c'è questo anello, questa orbita che va anche un po' a scimmiottare, tra virgolette, quello della NASA. Quindi nemici per sempre. Cioè, Red e Toby, nemici amici, NASA e Roscosmos, nemici sempre. Carino questo, comunque. Beh, semplice, diciamo che, vabbè, mi aspettavo magari un qualcosa di più dalla Federazione Russa. Sì, che non un logo per delle scarpe. Esatto, ma forse neanche per delle scarpe. Però, questi sono gusti personali, Regia, vadi. Compra le cross shoes. Oh, adesso ecco, questo è molto interessante. Perché? Allora, soprattutto perché non è un ente nazionale, è un ente privato. Sì. Allora, SpaceX, in realtà il nome completo è Space Exploration Technologies Corporation, ok? SpaceX è soltanto la costola che vediamo noi. Azienda che appunto privata, fondata da Elon Musk, che non vi racconto neanche chi è perché lo sapete, costituita nel 2002, quindi non troppo tempo fa in realtà. E questa agenzia spaziale, rispetto chiaramente agli enti governativi, ha l'obiettivo di creare tecnologie per ridurre i costi e accesso ai viaggi nello spazio, yes. come poi ha più detto chiaramente il fondatore. Io ve lo ripeto, ma penso che più o meno già lo sappiate. Sì, sì, ma poi se ne parlerà, credo, ampliamente. Esatto, allora evito di dire cose in più. Anche in questo caso, come vediamo, allora, font, che sicuramente è creato ad hoc per l'azienda di Elon Musk, quindi un font proprietario. Sì, un font proprietario, molto space, obiettivamente fa molto space perché è tutto bello squadrato ma con gli angoli arrotondati, mancano alcuni pezzi nelle lettere, carino, sì, cioè devo dire che bellissimo la A con la diagonale sinistra mancante. Ti dà fastidio? No, mi piace. Ok, perché anche a me piace molto la fatta così, però va contestualizzata. Chiaro che magari su un altro tipo di logo probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto. Un'altra lettera di fianco.
Boh, chi lo sa. Però la P riempie un po' quella cosa. Su SpaceX sta molto bene. È chiaramente l'elemento principale che va poi a dare quel tocco in più alla scritta, al logo, è questa mezza orbita che viene rappresentata come parte della X, mezza orbita che chiaramente rappresenta il movimento che fa la navicella quando parte, no? Quindi fa la traiettoria. Quindi, che vuoi dire? Che vuoi dire? Da chat ci dicono che più di un compasso potrebbe essere l'astrolabio. Che cos'è l'astrolabio? Antico strumento astronomico tramite il quale è possibile localizzare o calcolare la posizione di corpi celesti come Sole, Luna, pianeti e stelle. Vabbè, allora potrebbe essere. Vabbè, compasso, astrolabio, chiamatelo come volete, dai. Sì, in effetti. Perché dentro ha una sorta di lancette, dentro un quadrante rotondo tipo orologio. Somiglia un po' però. Quindi, in effetti, quelli di prima potevano essere dei richiami grafici a un astrolabio. Sì, sicuramente, ma come magari anche in Google Maps, quando c'è il triangolino della macchina, no? Sì, tra l'altro piccola cosa simpatica, Follo, scusami, che Twitch, come scrive Tia, Twitch aveva bannato astrolabio, ma giuro che non è una parola. Non so, Twitch, signor di Twitch. Ci ha bannato astrolabio. Vabbè. Pure astrolabio mi banno. Vabbè, comunque. E scusami, tornando qui alla SpaceX, no, l'elemento principale è la X, cioè sembra quella più, sì, giusto? Sì, sì. Decisamente l'elemento caratteristico, visto che ha anche un altro colore rispetto. C'è il grigio dentro. Esatto. E niente, possiamo anche andare avanti perché tanto poi... Andiamo. Ne abbiamo un'altra, un'altra curiosa e affascinante è la Virgin Galactic. Che, vabbè, come la SpaceX, sì, è fondata da un magnate, anche la Virgin Galactic, come ben sappiamo, è fondata da un magnate, ovvero Richard Branson. No, scherzo. Richard Branson, credo che sia... Sì, Richard Branson, proprietario e fondatore della Virgin, che... Perché non appunto, sa niente questa cosa. No? Non lo sapevi? Virgin Galactic fondata nel 2004, ma Branson è famoso per essere un po', non dico pazzo, ma è proprio appassionato per i viaggi, soprattutto per i viaggi nello spazio, quindi ha fatto questa cosa per dare i soldi che fa poche cose, però quantomeno questa cosa è fatta per dare la possibilità di creare un'offerta di voli spaziali avanti, chiaramente quando sarà più o meno a portata di tutti, perché al momento non è a portata di tutti, e appunto portare dei voli galattici per il mercato commerciale. Perciò anche lui la fonda dopo rispetto ad Elon Musk, ma hanno due obiettivi diversi, sì, come fondazione. Beh, parlare del logo. C'è poco da dire, quello della Virgin e quello della Virgin. Esatto, il Virgin è il logo della Virgin e poi vabbè abbiamo questo font, non dico un po' banale, però che se cerchi... Che lo spessore va pian piano assottigliando. Sì, anche a me quello dà molto fastidio. Vero? Sì, ma la cosa che mi dà più fastidio forse è che è un font che in realtà ho già visto più di una volta da qualche parte e che quindi... magari si poteva fare un qualcosina di più personale. Diciamo che non ha alcun appeal. Esatto, puoi sostituire la I con l'1, vabbè, quanti anni hai? Stai calmo, Follo. Adesso chiamiamo il tizio qua. E chiamami Richard Branson. Vabbè, un bambino. Chiamalo. Un bambino. Dai, andiamo al prossimo. Che tanto andiamo al prossimo. Una cacca. Via. Ma ne abbiamo? Sì. Sì. C'è la JAXA. Regia. JAXA. Allora. JAXA. JAXA. È l'ente spaziale
giapponese. Giapponese? Sì. Che la stella con la A è figa, a me piace. Sì, molto bella, è molto classico Giappone, cioè fa molto anche manga o anime giapponese, a mio avviso. Sì, esatto, più che tradizionale, Giappone moderno. Sì, beh, sì, tradizionale nel senso che è una roba che comunque ultimamente viene parecchie volte rivista. Allora, JAXA, che sta per Japanese Aerospace Exploration Agency, ok? Quindi okay, appunto in giapponese JAXA. Sì. Che è l'agenzia governativa che appunto si occupa dell'esplorazione spaziale, fondata nel 2003, quindi non troppo tempo fa anche questa, ed è dalla fusione della National Space Development Agency e dalla National Aerospace Laboratory of Japan e dall'Institute of Space and Aeronautical Science, quindi è un agglomerato di tre enti precedenti, esatto, e tre enti precedenti che si sono fusi poi in uno solo, giustamente. Velocissimo. Tia dice ricorda un cell della Samsung, ma ha a che fare con AXA? No. Non credo. I giapponesi sono quelli di Banzai o di Kawabanga? Non ricordo mai. Fabio dice sa molto di detersivo. Addirittura. Ma dici il nome JAXA o il logo, cioè la grafica? Vabbè, il nome ci potrebbe anche stare, effettivamente. Capirei, la grafica in realtà un po' meno. Poi anche qui sono sempre gusti, quindi ci puoi far niente. Se non ti piace, non ti piace. Tia risponde a Dario, infatti non vanno troppo forti, si schiantano tutti. Sì, effettivamente, questo non l'ho detto. Dai, vabbè, dai, ok. Vabbè, bello, nel senso grafica abbastanza pulita. Chiaramente il punto focale è la che va a ricordare sia una stella, ma va a ricordare anche appunto il coso che hai detto prima. Ah, è vero, l'astrolabio, giusto. Quindi da tutti e due i lati, tra l'altro, perché sia che lo guardi da di fronte che lo guardi di lato, anche l'altra parte della stella può andare a richiamare il certo. coso per i viaggi spaziali. Coso. Andiamo avanti. Oh, a coso. Vai, che tra poco dovremmo aver finito, dovrebbero mancarne due, se non ricordo male. Ok. Quindi abbiamo ESA. Allora, questo devo dire che obiettivamente abbiamo lasciato i due peggiori per ultimi. Allora, questo non sa per niente di space, in the space. Pensa a te. Pensate che forse il disegno di sinistra, che magari si può interpretare come una sorta di globo, ma ci vuole fantasia. Sì, allora, è abbastanza banale come logo, anche il font. Dimmi un po' chi sono questi. Questo è l'ente spaziale europeo, pensa. L'Agenzia Spaziale Europea, di cui vabbè fa parte anche l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, come al solito, è fondata questa nel 75, quindi comunque è abbastanza vecchietta, i suoi anni inizia ad averseli, e niente, attuale, cioè attualmente c'è questo logo in uso, sì. Ed è l'ente incaricato di coordinare i progetti spaziali europei, quindi dei 22 paesi europei. Il quartier generale si trova a Parigi, vabbè, ci può stare, però ha uffici anche a Mosca, Bruxelles, Washington e Houston. Vabbè, okay. L'ente europeo, vabbè, che però in realtà in questo caso ci sta, perché comunque sicuramente con quelle americane. Esatto, sì, chiaramente collabora tanto con quello americano. Che dire d'altro, in realtà l'ho detto te, quindi sì, questo il font banale, mi sta anche abbastanza fastidio il fatto che la lettera E utilizzata nel logo, nella parte principale del logo, è la stessa.
sì, è come se ci fosse tutto forte. Hai ragione. Cioè, nel senso. Sì, sì. Potevano evitare. Potevano fare sicuramente qualcosa di meglio e di meno banale, ecco. Purtroppo mi viene banale, ma è quello che penso, sinceramente. Vabbè. Ok, grazie. Grazie Europa. Andiamo all'ultimo. Andiamo all'ultimo. Anche se abbiamo comunque qualche minuto, ce la possiamo prendere comoda. Ah, possiamo prendersela comoda. Ah, sì, abbastanza. Allora. Qua abbiamo Agenzia Spaziale Italiana. Siamo in casa. Allora, i colori mi ricordano quelli dell'Asunil. No, scherzo. Allora, ente governativo italiano. L'azzurro italiano. Sì, vabbè, azzurro. Creato nell'88, quindi più o meno alla mia età, che ovviamente ha il compito di predisporre e attuare tutte le politiche aerospaziali, ovviamente, del nostro bellissimo paese. Utilizza fondi ricevuti dal governo italiano per appunto sviluppare progetti spaziali con obiettivi sia scientifici che applicativi, quindi nel senso è un ente abbastanza importante tra tutti quelli di cui abbiamo parlato. Infatti tanti astronauti italiani sono andati nello spazio, quindi tanta roba da quel punto di vista lì. Non da sottovalutare l'importanza italiana. No, assolutamente. Poi vabbè, mi sono preso un... Scusa, Paul. No, niente. Tia scrive, potevano destinare più fondi per il logo, ma vabbè. Beh, in realtà meglio questo di quello europeo, quindi... Attenzione. Beh, sì, in effetti sì. Attenzione, cioè guarda, questo è proprio veramente la base della base. Comunque guarda, sarebbe da capire perché il disegno a sinistra è fatto, cioè esattamente che cosa. Perché ok, abbiamo detto gli altri, abbiamo capito che l'astrolabio, comunque la punta del razzo, tra l'altro è riproposta anche, scusa Dario se torni a quella dell'Asi, è riproposta anche lì, la A. Ha la stessa forma, certo, anche l'orbita o quadrante, esatto, col puntino della I che è il pianeta praticamente di arrivo, tra virgolette, di partenza. Sì, vero, carino. Dipende, e chiaramente vabbè, quella mezzaluna di in teoria dovrebbe rappresentare il nostro pianeta, oppure il quadrante del, sì, che ha questa doppia valenza del cerchio. Esatto. In quello dell'ESA non ci sono queste figure trovate nelle altre organizzazioni, ma c'è quel cacchio di cerchietto col puntino che... sì, no, quello dell'ESA è obiettivamente veramente molto molto banale, però incomprensibile. Questo è danno fondi. Molto carino invece, io ti dico, sì, infatti devo dire sempre che... il mio pensiero, lo sai, e questo giochino della A c'è anche quello che è la taglia, no? Che è parte del tragitto che finisce con il puntino della I, mi piace assai. Sì, devo dire, magari si poteva usare qualcosa di più con i font delle lettere utilizzate, però quello magari nel complesso comunque ci sta, cioè fatto bene. Forse la S è un po' banalotta, magari. Sì, mentre la I e la A sono caratterizzate abbastanza bene, la S, sì, la trovo un po' banale. Nel però contesto, meglio però bene, esatto, sì, meglio di altre che abbiamo viste prima. In compenso, molto bene il font sotto della scritta Agenzia Spaziale Italiana, che è un font proprietario. Carino, con le istruzioni qua e là. Ecco, magari potevano usare magari con quelle stesse lettere, provare a
a fare un qualcosina di più azzardato con la lettera S, però ragazzi, vabbè, c'è qualcuno che sta scrivendo che effettivamente anche io ci avevo pensato, e trae un po', potrebbe trarre un po' un inganno, no? Potrebbe sembrare una C, quindi tipo sì. Casi, sì. Il cerchione. Vabbè, però sotto c'è scritto Agenzia Spaziale Italiana. Quello sì, però se togli la scritta e non lo sai, effettivamente... Sì, potrebbe trarre un po' in inganno e sembrare una C. Però è talmente più piccola, cioè meno corposa delle altre. E disallineata che, anche. Esatto, che in teoria dovresti, non dico arrivarci, però comunque è abbastanza... decontestualizzata rispetto alle altre tre lettere, se vuoi interpretare quella come una C. Okay. Va bene, Follo, in realtà possiamo chiudere se non... era l'ultimo, vero? Sì, 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 era l'ultimo. In realtà possiamo chiudere, possiamo interrompere anche la condivisao e meravigliao. E Tia giustamente dice: ESA con il comando punto esclamativo logo, puoi rivolgerti a Follo per un rebranding. Se lui... volete, oh, se ma volete, noi siamo, ma... qua apposta. Noi siamo qua apposta. Io ho 5 minuti, ve li dedico. 5 minuti? 5, cioè. Non troppi, perché sennò poi gli dai un dito, si prendono tutto il braccio. Sì. Casino. Questi qua dell'ESA, sì, bricconcelli, maledetti. Bricconcelli spaziali. Beh. Signori, sì, siamo ai saluti, Follo, ci vediamo sicuramente settimana prossima con Logo Time, anche se ancora non sappiamo esattamente quando. Lo scopriamo come al solito, come chiamandomi. Se volete chiamarmi, il numero è 0084, no. Numero verde. No, seguiteci soprattutto su Instagram, dove vabbè, pubblichiamo sempre a fine settimana. Il palinsesto della settimana dopo, però vabbè, comunque anche negli altri giorni si aggiorna sempre. Ti ricordiamo gli appuntamenti, certo. Esatto, quindi comunque seguiteci lì, che è la cosa fondamentale per noi, e oltre chiaramente qua su Twitch.